Abbiamo sentito tantissime volte negli ultimi mesi pronunciare la frase secondo la quale non c'è niente di peggio che sprecare una buona crisi. In questo senso, a livello di Unione Europea si sono fatti degli innegabili passi avanti. C'è un cambio di paradigma importantissimo a livello globale in termini di politica fiscale e politica monetaria. L'utilizzo combinato di queste due leve rappresenta davvero una rivoluzione rispetto alle attitudini del passato recente tese alla restrizione fiscale e al controllo del debito. Il grande buco macroeconomico è stato coperto con una valangata di soldi sussidiati di fatto dalle banche centrali. In Unione Europea si è fatto un ulteriore passo verso la condivisione del debito e in prospettiva anche la dotazione di una fiscalità comune. Queste rappresentano certamente novità importantissime, in particolare per il nostro paese. La combinazione di leva fiscale e tassi molto bassi rappresenta un cocktail potenzialmente esplosivo, in particolare per il nostro mercato. Massimo, quali possono essere i temi migliori per cavalcare questa situazione? Sai Pio, secondo me stiamo vivendo una fase dove settimana dopo settimana ci si rende conto quanto l'Italia come mercato stia riacquistando momentum e credibilità. Credibilità verso gli investitori, soprattutto investitori stranieri, perché è sempre più costante il flusso, l'interesse da parte di questi investitori verso le nostre aziende. Credibilità soprattutto anche interna da parte dei nostri imprenditori, e questo c'è un indicatore molto forte, cioè io mi occupo Italia da tanti di quegli anni che ho una certa memoria, ma un periodo con tante OPA, tanti titoli che vengono riacquistati così forte come questo non lo ricordavo. Quindi questo è un segnale di imprenditoria che torna a reinvestire sull'Italia. Secondo me è estremamente forte, no? Perché al di là dei flussi che ti possono arrivare da fuori, che però sono molto flussi finanziari, rivedere interesse per investire realmente nell'Italia è qualcosa che è un pochino più strutturale, quindi dà delle premesse, secondo me, per il medio-lungo termine molto più importanti. Dopodiché i temi sono vari. Chiaramente sul mercato si specula molto sul discorso bancario, anche se io onestamente al di là della possibile opportunità magari per qualche mese di riorganizzazione del sistema, e alcune mosse si sono già viste, andrei più sulla parte legata al recupero, diciamo, strutturale del mercato italiano. Le mid cap, le small cap, che sono quelle che hanno anche performato meglio in questi mesi, sono quelle dove probabilmente c'è ancora un'opportunità da cavalcare. È chiaro che è un approccio che va fatto seguendo i titoli più che i settori. È un po' il nostro lavoro, però, quindi siamo qui per quello. Quindi sembra di poter dire che rispetto ad altre fiammate che il nostro mercato ha avuto nel passato, questa volta ci sia qualche cosa di più strutturale, no? E di più sostanziale, probabilmente più rilevante sul lungo periodo. Chiaramente restano in campo tutti i rischi in generale per mercati azionari che salgono complessivamente dal 2009, un contesto di inflazione alta che se dovesse perdurare chiaramente avrebbe un impatto significativo sui multipli. In più, sullo sfondo, sempre la possibilità che ci sia un errore o comunque un cambio di marcia della politica monetaria e magari anche di quella fiscale fatto anzitempo rispetto alla crescita. A fronte di questi rischi più generali, invece di situazioni di rischio specifico del nostro mercato, tu cosa intravedi? Ma guarda, tutti questi fattori li stiamo vivendo anche noi, no? È chiaro che la liquidità è abbondante e lo vediamo su tutti i mercati globali. Il rischio inflazione è un rischio che c'è, ma è un rischio che tutti percepiamo. Noi stessi che gestiamo prodotti flessibili siamo sempre protetti da put per coprire eventuali scenari di disastro. E nel momento in cui il mercato è tutto così, sostanzialmente è positivo, perché tutti abbiamo una consapevolezza di quali possono essere i rischi e quindi siamo tutti più o meno protetti.
È molto più pericoloso il momento in cui qualsiasi investitore compra senza razionalità perché vede solo un lato, cioè il possibile guadagno, il possibile upside. Ci sono dei rischi specifici Italia, ma diciamo che oggi c'è un magic moment legato soprattutto al cambiamento di politica europea e all'approccio del nostro governo, del governo Draghi, che ha portato credibilità e europeismo convinto. Abbiamo messo la persona più europeista alla guida del governo. In questo momento sono questi i punti di forza. Certo, se dovessero venire a mancare questi avremmo dei problemi, però siamo abbastanza tranquilli che il guadagno di momentum anche dell'economia sia supportivo dell'azione di governo e quindi possa essere ancora positivo per i prossimi mesi. Grazie a tutti. Grazie a tutti e buona giornata.